Senti, tu apri il caso, queste parole. Io mi dispiazzò perché insomma ero giovane, ero in comproprietà con la Roma, ma aveva pagato una grossa cifra tra l'altro. E volevo rimanere a Roma, insomma, l'Avellino era in Serie B. E lui a queste mie parole disse, senta, ci capire, quando può? Disprezzare, ma manco se mi dà 30 milioni, io gli sparai 30 milioni e 73 erano, per noi calciatori era una grande cifra. E mi fa, e io rindo, insomma, per farla prego. E farla prego, stavamo in ritiro, naturalmente c'era stato anche l'assenso della Roma, e mi vengono un taxi sotto l'albergo che mi presero e mi portarono ad Avellino. Io sono stato una settimana, purtroppo, per questioni burocratiche, perché ci voleva l'assenso della Ternana, essendo io in comproprietà, non se ne fece nulla. E però per 30 milioni mi sono rimasto un po' in gola. Il 73, non lo scorderò mai, guarda, già marinato. Però vorrei dire, hanno fatto 12-13 gol all'Avellino, allora qualcuno mi ha dato, amavi l'Avellino, certo, amavi l'Avellino. No, però vorrei dire un'altra cosa, dell'Avellino si parla come, ecco, la legge del partenio. Diciamo che era un campo difficile, eh? Io ho fatto quasi sempre gol. Di Somma, a proposito di Somma, secondo me è l'Avellino, no? Per tutti noi di Somma. Però mi tengo la forza di questa squadra. Non dimentichiamo che ha avuto sempre grandi giocatori, il mio amico Tato Colombo, uno di questi, no? E quindi l'Avellino allora, è vero, picchiavano un po' più degli altri, però avevano grandi calciatori, facevano anche un bel calcio, che non si vince solo picchiando al calcio. Quindi io vorrei, come dire, rivalutare. L'Avellino era una squadra piena di grandi calciatori, perché per vincere non basta solo l'agonismo, ci vuole anche un po' di giocatori talentuosi, cioè, Napoli potrà dirmi qualcosa, cioè, Maradona è l'emblema del calcio, non quello che picchia, ma che subisce molti falli. E quindi l'Avellino era una squadra forte sia in difesa che in attacco, come in centrocampo, quindi forza Avellino, insomma io mi auguro che iniziate a venire in questo mio. Insomma ricordo un episodio in particolare, noi eravamo secondi a un punto della Juventus, era mancavano 7 partite, prima ci era l'Avellino e a noi il pareggio non stava bene, però stavamo 0-0, mancava loro sì, però mancava 7 minuti e si inventarono una specie di lista, insomma, c'era Sciacchi che arrivava anche a Avellino, eravamo a Torino, subì un fallo, fece conoscendo un ragazzo stupendo, e attraverso questo episodio inscenarono una lista, insomma, mancava 7 minuti, finì la partita.